do what you do, 'cause we need a move. We need a move. Can you shout that out? We need a move. We need a move. Non c'è un altro nome che è stato dato agli uomini. Non c'è altro nome attraverso cui possiamo essere salvati. E il nome del nostro Dio è Gesù, Gesù Cristo. La Bibbia dice che non c'è nessuno come Lui. No one can be compared unto him. Nessuno può essere comparato a Lui. He's God and God alone. Lui è Dio per se stesso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us clap. Hallelujah. Diamo il nostro applauso al Signore. Hallelujah. Gloria a Dio, gloria a Dio. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. First of all, I want to give honor to all the brethren, the fellow brethren, pastors. Così, fratelli, voglio dare onore ai pastori e fratelli che sono con me. In Europe. Qui in Europa. I want to give honor to Pastor Antonio from Rome. Voglio onorare il pastore Antonio da Roma. You know, the pioneer work is not an easy one. E il lavoro di un pioniere non è un lavoro facile. So we are so glad that God raised a man someone involved to bring the gospel. E io sono così felice che Dio ha chiamato qualcuno a portare l'Evangelo lì. Hallelujah. Hallelujah. Honor to Pastor Yuri Sanghesa. Voglio onorare il pastore Yuri Sanghesa. Hallelujah, from Norway. Dalla Norvegia. And all the work he's doing around the world. E tutto il lavoro che lui sta facendo nel, come dire, in diverse parti del mondo. Hallelujah. Hallelujah. Honor to my interpreter today, Pastor Daniele Jihree. Voglio onorare il mio interprete, il pastore Daniele Jihree. He's digging in Catania. Che lui vive a Catania. And I know that he has vision for Malta and he wants. E io so che lui ha visione per Malta e anche per altre cose. Hallelujah. I want to give honor to Pastor Shell. E voglio onorare il pastore Shell. Amen. Can you repeat it, Pastor? From Pastor Shell from Germany. Il pastore Shell dalla Germania, Augusta. Amen. Hallelujah. Amen. It's not easy to be a missionary in Germany. Non è una cosa facile essere un missionario qui in Germania. Hallelujah. Somebody once told me that it's very difficult to bring the gospel to the people who have their belly full, who have enough to eat on their table. Can you repeat it, please, brother? I cannot hear you. It's very difficult to bring the gospel to people who are self-sufficient. What, self? Okay. È difficile portare l'Evangelo a persone che sono autosufficienti. Europe is not an easy ground. E l'Europa non è un luogo facile da gestire. Hallelujah. And, Hallelujah. Hallelujah. And yesterday we have also a great
we heard a great word from a mission-minded man of God, Pastor Hallard. I want also to give him honor at this stage. E ieri abbiamo avuto una meravigliosa parola da uno, anche lui un missionario, il pastore Hallard. Voglio onorare pure lui per quello che ha fatto. We will hear to this evening from Pastor King. I call him always Bishop King. He's my pastor. Voglio onorare anche il pastore King, il vescovo King, come sapete. E voglio onorare anche il fratello Franco per il suo lavoro come evangelista e il suo lavoro che fa qui in Italia e negli Stati Uniti. Definitely Europe will not perish because of lack of preaching. È chiaro che l'Europa non si perirà perché manca la predicazione. We have the example this week. Noi abbiamo avuto un esempio in questa settimana. Preacher with a vision and with an hunger of souls. Noi vediamo che c'è una visione e c'è una fame per le anime. I was so blessed to hear each and every preaching from them. E sono stato benedetto di sentire ogni singola predicazione oggi, in questa settimana. Tell me that I believe in one thing, I believe in a revival. Voglio dirti una cosa, io credo in una cosa, io credo nel risveglio. And I believe that Germany, Europe is going to have a breakthrough. E io credo che la Germania, l'Europa intera avrà un grande risveglio. Because my eyes is already seen. Perché i miei occhi hanno già visto. I'm speaking about my spiritual eyes. E sto parlando qualcosa come i miei occhi spirituali hanno visto. Even my natural eyes are seeing started to see some clouds coming. E anche i miei occhi naturali hanno visto qualcosa cominciare qua, un po' qui, un po' là. Alleluia. So, I want also to give honor to my children, my family. E voglio anche onorare i miei bambini e la mia famiglia. My son, Gentry, and my two beautiful girls. Mio figlio e le mie bellissime bambine. It's a pleasure to be with them. Since 6 weeks we are living 24 hours together. Ed è un piacere stare sempre con loro, anche quando dobbiamo stare 24 ore insieme. Amen. Amen. Ogni giorno io sono benedetto di averli con me. And I want also to give honor to my wife. Voglio anche onorare mia moglie, Sister Elvi, la sorella Elvir. I always say about my wife that quello che dico. Yes, brother. Best part of me. What? That she is the best part of me. Ok, quello che dico di lei è che lei è la parte migliore di me. If you ask me, Pastor Sob, explain me what a virtual woman is. E quindi se mi chiedi se devo spiegare qual è il segreto delle mie virtù, I will tell you, I can give you a lesson about that. Ti posso dire, ok, posso darti una lezione su questa cosa? I take a little bit of time. Ho bisogno di un po' di tempo. But if you look at my wife, però se vuoi risparmiare tempo, basta guardare mia moglie. You will see what the virtuous woman is. E tu vedrai qual è la parte migliore di me. It's a pleasure and privilege that God gives her at the gift of me. Ed è un piacere essere qui insieme a lei per servire il Signore. To God be the glory. Amen. Quindi in ogni cosa Dio sia la gloria. Amen. Alleluia. And I want to give honor to everyone who is listening today. E voglio anche onorare ogni singola persona che è qui per ascoltare. You took time. Tu hai to listen to us. Tu stai investendo del tempo per essere connesso per ascoltarci. This program was meant for you. Questo programma è stato fatto per te appositamente. So that you will get a little bit closer to God. In modo che tu puoi avvicinarti un pochettino di più a Dio. Thank you for your sacrifice. Grazie per il tuo sacrificio. Thank you for listening to us.
Grazie per essere qui ad ascoltarci. Hallelujah. Hallelujah. And you know, I cannot finish giving thanks if I not finish by giving my thanks to the one of my loved one. E io so che non posso finire di miei ringraziamenti se non ho fatto i ringraziamenti anche ad altre persone che io amo. Jesus Christ of Nazareth. E quello che amo di più è Gesù Cristo di Nazareth. When I look up his goodness, when I quando think io, of his goodness, quando io penso alla sua bontà, and all what he has done for me, e a tutto quello che lui ha fatto per me, and all what he's doing for me, è quello che lui sta facendo sempre per me. All the promise that he has for me. E tutte le promesse che lui ha per me. I can only give love, give him my love to him. Posso solamente dare il mio amore a lui. And even that is not enough. Anche se non è abbastanza. But that's all what I can give back to him, my love. Ma questo è tutto quello che posso ritornare a lui, il mio amore. Jesus, we love you. Gesù, noi ti amiamo. I love you, God. I love you, Jesus. Ti amo, Signore. Ti amo, Gesù. Ti amo, Signore Gesù. I love you, Lord Jesus, for all what you have done in my life, God. Ti amo, Signore Gesù, per quello che hai fatto nella mia vita. I'm so thankful, God. I'm so thankful. E sono così grato, Signore. Sono grato. That you took me out of nothing, God. Che tu mi hai preso fuori dal niente. In the marvelous light, Lord Jesus. Mi ha portato dalle tenebre, mi ha portato nella meravigliosa luce di Gesù Cristo. You took me out blindness, God, and you give me my sight back. Tu mi hai preso dalla mia cecità e mi hai dato la vista di nuovo. I was in my mess, Lord, and you took me and you washed me, God, and you gave me a future. Io ero nella confusione e tu mi hai preso e mi hai ripulito e mi hai dato un futuro. God, I even have given up unto myself, God, but you didn't give up on me, Lord Jesus. Signore, io stesso mi ero arreso su me stesso, ma tu non ti sei arreso nei miei confronti. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. God, now Alleluia. I pray that you bless your message, God. E allora io prego, Signore Dio, che tu mi dai questo messaggio, Signore. Oh, God, I pray that you touch somebody today, Lord. Io prego che tu tocchi qualcuno questo giorno. Oh Lord Jesus, help us to not preach on somebody but for somebody. Ma Signore, fa che predico non a qualcuno ma per qualcuno, che io predico per qualcuno. Help us to touch your heart today. Signore, che qualche cuore sia toccato in questo giorno. Oh God, show your glory through your word, God. Oh Signore, mostra la tua gloria attraverso la tua opera. Oh God, I give you the glory, God. I decrease right now, Lord. Oh Signore, ti diamo la gloria e ti chiediamo la tua grazia nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. I have two verses for the beginning, for the season. Ho due versi per iniziare. Romans 8:19. E Romani capitolo 8 verso 19. I read from the King James Version. E io leggo dalla Nuova Diodati. For the earnest expectation of creation waited for the manifestation of the sons of God. Infatti l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. And in the book of Acts chapter 2 from verse 42 to 47. E nel libro degli Atti a capitolo 2 dal verso 42 a 47. The Bible says, and they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. La Bibbia dice ed essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione e nel rompere il pane e nelle preghiere. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Ed erano tutti presi da timore, molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli. And all that believed were together, and all things, and had all things common. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. And sold their possessions and goods
and parted them to all men as every man had need. E vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. And they continued daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. And they eat their meat with gladness and singleness of heart. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. I want to preach to you on this simple topic. E voglio predicarvi su questo semplice soggetto. Amen. Apostolic mindset. E la mentalità apostolica. Hallelujah. Hallelujah. Today we will drive in the New Testament, through the New Testament. E questo giorno noi andiamo direttamente al Nuovo Testamento. Apostolic mindset. La mentalità apostolica. You know, we are doing this online program today because of an issue. Lo sai, noi stiamo facendo questo programma online oggi a causa di una questione specifica. It was not planned to do it this way. Non era stato pianificato di essere in questa maniera. And at the beginning of the year, no one could imagine that we will have this situation. All'inizio di questo anno nessuno si sarebbe immaginato che ci saremmo ritrovati in una situazione come questa. I want to speak to you a little bit about what the coronavirus provoked in our life. E voglio dirti un attimo quello che il coronavirus sta provocando nella nostra vita. You know when everything started? Lo sai quando tutto è cominciato? It was something from afar. Era qualcosa distante. We were seeing that as a China thing. Noi lo consideravamo come una questione cinese. Never imagined that he can come to us. E non ci eravamo mai immaginati che tutto ciò che si trovava lì sarebbe arrivato da noi. And we were just commenting. Noi stavamo solamente commentando. And all of a sudden we started to hear some cases in Europe. E all'improvviso abbiamo cominciato a sentire di qualche caso in Europa. And between 1 week or two, one and a half week. E nel giro di una settimana e mezza. It was an apocalyptic situation. Era una situazione apocalittica. And then he goes also to America. E poi questa cosa è arrivata fino negli Stati Uniti, in America. And then also spread in Africa. E poi si è diffusa anche in Africa. So this situation brought the world to shut down. Quindi questa situazione ha portato il mondo a fermarsi. The church was closed. Church building was closed. I locali della chiesa sono stati chiusi. Our work was, you know, those who used to go to work stopped going to work. Chi era abituato ad andare al lavoro ha smesso di andare a lavorare. Our children started to stay at home. I nostri figli hanno cominciato a rimanere a casa. You know, I'm speaking to you today as a human being. Lo sai, ti sto parlando in questo momento come essere umano. Even though I'm a pastor, I'm just a human being. E anche se sono un pastore, sono solo un essere umano. I always tell people, especially my children, that Superman is an invention. It's not something real. Ho sempre detto ai miei bambini che Superman è un'invenzione, non è una cosa reale. So when this situation started, così quando questa situazione è cominciata, the world went into panic. Il mondo è entrato nel panico. At the beginning, before I even start thinking, brother and sister. E all'inizio di tutto questo ho cominciato a pensare, fratelli e sorelle. I was moved by the commentary, by the news.
Sono stato mosso dai commenti, dalle notizie. Every day you will hear in 24 hours 1,000 people die, 2,000 people die. E tu sentivi in 24 ore 1,000 persone, 2,000 persone sono morte. He was an apocalyptic situation. Era una situazione apocalittica. I've never seen that before in my life. Non avevo mai visto una cosa del genere prima in vita mia. And every morning I was looking how many people died today. Ed ogni giorno mi chiedevo cosa sarebbe successo. And I started to think, brother and sister, I started to think, I said, hey, the devil is against us, eh? E io ho pensato, il diavolo è contro di noi, eh? We cannot even go to church, we have to find a situation. Non possiamo neppure andare in chiesa, dobbiamo trovare una soluzione. Until God ministered to me. E poi Dio mi ha ministrato personalmente. He said, son, calm down. Dio mi ha detto, figlio mio, calmati. We are not like the others. Noi non siamo come gli altri. So we cannot move like everybody moves. Quindi noi non ci possiamo muovere come si muovono gli altri. So we need to understand the time, what is going on here. Quindi noi dobbiamo essere pronti a comprendere che cosa sta succedendo qui. In the midst of this situation, certainly the devil has a plan. Perché in mezzo alla questa situazione sappiamo che il diavolo ha i suoi piani. But God also has a plan. Ma Dio pure ha i suoi piani in tutto questo. Let me tell you something about God and something about the devil. Permettimi che ti dica qualcosa intorno a Dio e intorno al diavolo. And then we'll have that behind us. E lasciamo poi questa cosa dietro di noi. The Bible says that God is good and his goodness endure forevermore. La Bibbia dice che Dio è buono e la sua bontà dura per sempre. So in any situation, the goodness of God has to prevail. Quindi in ogni situazione la bontà di Dio deve prevalere. Because the goodness of God is not depending on season or condition. Perché la bontà di Dio non dipende da stagioni o da condizioni specifiche. And the purpose of God is to bring life, not death. E il proposito di Dio è portare vita e non morte. And the Bible says that Jesus came to give life and life more in abundance. E la Bibbia stessa dice che Gesù è venuto a portare vita e vita in abbondanza. We also know that the devil is wicked. Noi sappiamo anche che il diavolo è stato indebolito, sconfitto. And his wickedness endures just for a time. And his wickedness is okay, lui è malvagio. E la sua malvagità dura fino a un certo tempo. Because the devil is wicked. Perché il diavolo lui sì è malvagio. He's not only wicked on Christian, on people, on the people of God, but he's also wicked on his own people. Lui è malvagio non solamente verso i cristiani, ma è malvagio anche nei confronti della gente che gli appartiene. So when the devil will try or attack the church, quindi quando il diavolo cerca di ostacolare la chiesa, he will also attack people who are not in the church. Lui attaccherà anche la gente che non è nella chiesa. Because he's the friend of nobody. Perché lui non a lui non gli importa di nessuno. Even from himself, he's not a friend. Anche delle cose che gli appartengono. Because if he was a friend from himself, he should have skipped be obedient to God. Questo è il motivo per cui va bene per noi ed è meglio che noi siamo obbedienti a Dio. So all that to tell you that the world come into panic. E quindi vediamo che il mondo è entrato nel panico. I have a report that in China, because China was the first country to go in quarantine, that the rate of divorce raised for up to 30% after the quarantine. Un fratello mi ha detto, ho letto qualcosa che in Cina, perché la Cina è stata la prima ad entrare in quarantena, nella quarantena ha sperimentato il 30% in più dei divorzi. There's some study who say that the depression is increasing. E alcuni studi dicono che la depressione è aumentata.
People are afraid. La gente è spaventata. They lost their direction. Hanno perso la loro direzione. You just imagine somebody who, you know, I think you already hear this kind of argumentation. You go and speak the gospel to somebody, say, oh, you know, I don't believe on your invisible. I don't believe in things that I don't see. Immagina questa situazione che tu vai a parlare dell'Evangelo a qualcuno e quelli ti rispondono, io non credo nelle realtà invisibili. You know, the thing is this. There were people that their job was their idol, their God. Vedi, il fatto è questo. Ci sono certe persone il cui idolo era il proprio lavoro. And all of a sudden they understood that, hey, that can have an end. E loro in questa situazione hanno compreso, ehi, questo mio lavoro può avere una fine, può finire. What do you think what will happen to them? They will get an asylum. Quando succede questo a loro, come reagiscono? Entrano nell'ansia. In pain, in panic. Entrano nel panico, nel dolore. There were some people that, I don't know, that disco or alcohol was their friend, their idol. E ci sono idoli che possa essere l'alcol, che so. Amen. Alleluia. So their direction, their direction is broken. Quindi la loro direzione è rotta. So, as Antonio said on Monday, so lions build up in their life. Quindi, come ha detto il fratello Antonio il lunedì, ci sono come dei giganti che si sono innalzati. And you know, that is the world. E questo è come le cose vanno nel mondo. But even in by the Christian, you will see also those giants built up. Ma anche come cristiani noi riusciamo a vedere questi giganti innalzarsi. But the thing is this, brothers and sisters, remember. Ma fratelli e sorelle, il fatto è questo. The devil has the devil has an agenda and God has his own agenda. Ricordiamoci che il diavolo ha la sua agenda, ha i suoi scopi, ma Dio ha i suoi scopi pure. And when I started to meditate about this situation, God started to explain things to me, and I want to share with you today. E quando ho cominciato a cercare di capire, di spiegare alla Chiesa, Dio mi ha parlato e mi ha chiarificato una cosa che voglio condividere con voi. God told me, look, my people, because of routine, has made building a fake building as a church. E mi ha detto, vedi, la gente a causa della loro routine, i cristiani hanno fatto degli edifici che frequentano la loro chiesa. But they forgot that church is just a church, the building is just a church building. Ma agli occhi di Dio, l'edificio della chiesa è solamente un edificio. First of all, you need to understand who you are. Dio vuole che tu comprendi chi sei veramente. And God started to minister to me. He said, son, do you know that you are the church? E Dio mi ha detto, tu devi comprendere, devi ricordare che tu sei la Chiesa. So I am the church. Così io sono la Chiesa. The habitation of the Holy Ghost. Io sono l'abitazione dello Spirito Santo. It's, you are the Holy Ghost. You are the church. Excuse me. Tu sei la Chiesa. So we are the church. Così noi tutti siamo la Chiesa. And we go to the church building. E noi andiamo un edificio dedicato alla Chiesa. We are the one who bring the presence of God in the building. Siamo noi che portiamo la presenza di Dio nell'edificio. It's not the building who bring the presence of God unto us. Non è l'edificio che porta la presenza di Dio a noi. So that makes a big difference, brothers and sisters.
E fratelli e sorelle, questo fa una grande differenza. But because I am the church, you are the church. Perché io sono la chiesa e tu sei la chiesa. So that means that at home I can build an altar of prayer. I can build an altar of adoration. E questo significa che a casa mia io posso essere costruire un altare di preghiera, un altare di adorazione. Hallelujah. And that makes sense unto me. E questo mi dice qualcosa. And I say, hey God, if we are the church. E io ho detto, Signore, hey, se io sono la chiesa. What is your church then? Allora, cos'è la tua chiesa allora? And he said, you know, my church is built on a solid foundation. Lui mi ha detto, vedi, la mia chiesa è costruita su un fondamento solido. In the book of Matthew 16:18, the Bible said that. In Matteo capitolo. Jesus said that, and I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Quindi in Matteo Gesù dice, tu sei Pietro. Io dico che tu sei Pietro, su questa pietra io costruirò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. The church of God is built on a foundation. La chiesa di Dio è costruita sopra un fondamento. In the book of 1 Corinthians 3:11. Nel primo libro di Corinti, capitolo 3, verso 11. What other foundation cannot man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Dice, non si può costruire sopra altro fondamento rispetto a quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. So, I'm the church. Quindi io sono la chiesa. You are the church. Tu sei la chiesa. And the foundation is that on that church is unshakable. E il fondamento della chiesa è inattaccabile. It's unbreakable. E non si può spezzare. It's eternal. È eterno. Death cannot prevail over it. La morte non può prevalere sopra di esso. Because my foundation is Christ Jesus. Perché il mio fondamento è Cristo Gesù. That's why, brother, we are the people of his name. Questo è il motivo per cui, fratelli, noi siamo il popolo del suo nome. Because that's why we need to put on Christ. E su questo nome noi dobbiamo mettere tutta la nostra fiducia. That's why we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of our sin. E questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati. E ricevere il dono dello Spirito Santo. I'm telling you, I'm here to tell you today, brother and sister, Act 2:38 will never be old. Io voglio dirti, fratello e sorella, in questo momento che io sono di 38 anni, ma penso che non diventerò mai vecchio. Because Jesus is my foundation. Perché Gesù è il fondamento. Act 2:38 will remain actual. Il fondamento Atti 2:38 non sarà mai vecchio. Amen. That's why that is what we need to preach when we want to win somebody to Christ. E questo è quello che noi dobbiamo predicare, quello che gli altri devono praticare. There's no other way. Non c'è un'altra via. Hallelujah. Hallelujah. And when God speaks about his church, e quando Dio parla della sua chiesa, he said that the gates of hell shall not prevail over it. Dice che le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa. You know, when you read the Bible, be attentive on the word. E vedi, quando tu leggi la Bibbia devi stare attento alle singole parole. He said the gate of hell. Dice le porte dell'inferno. He didn't say hell. Lui non dice l'inferno. Because to get into hell, you have to go through the gate of hell. Perché per entrare nell'inferno, prima devi passare dalle porte dell'inferno. In the book of Matthew 7:13, the Bible said that in Matteo 7:13, la scrittura dice: enter ye at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth into destruction, and many there be which be in their head. Amen.
dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, molti sono quelli che entrano per essa. So the gate of hell has a description. Quindi la porta dell'inferno ha una descrizione. The gate of hell has a characteristic. La porta dell'inferno ha una caratteristica. It's wide. È ampia. It's very attractive. È molto attraente. You know, he's very seductive. Vedi, e ti seduce molto facilmente. But the gate of God who leads us into Christ Jesus is a straight gate. Ma la porta di Dio che ci conduce in Cristo è una porta stretta. You know the characteristic of a straight gate. Vedi la caratteristica di una porta stretta? That is a gate who you cannot. It's not really easy to change or to move it. È una porta che tu non, in cui non sei in grado, non sei in grado di cambiare le cose o di passare così facilmente. That's why the Bible said that God and that Jesus is the God, Jesus is the same yesterday, today and forevermore. E questo è il motivo per cui la Bibbia dice che Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. That's why the Bible says in the book of Ephesians 5:27. Quello che la Bibbia dice in Efesi capitolo 5 verso 26. That he might present into himself a glorious church. Che Gesù Cristo è morto per presentare a sé una chiesa gloriosa. Not having spot or wrinkle or any such thing. It should be holy and without blemish. Che non abbia nessuna macchia, nessuna ruga e niente di simile, ma sia santa e immacolata. This gate is a straight way. It's a straight gate. Questa porta è una porta stretta. It's a narrow gate. È una porta, come dire, molto stretta. And the straightness of the gate and the narrowness of the gate, that's what secure the church of God. Ed è la strettezza di questa porta, è la come dire, la condizione, la caratteristica di questa via che rende la chiesa sicura. So we are a glorious church, brothers and sisters. In modo che possiamo essere una chiesa gloriosa, fratelli e sorelle. But remember the Bible said that the gate of hell cannot prevail over the church. Ma ricordati che la Bibbia dice che le porte dell'inferno non possono prevalere sopra la chiesa. That means that we as the church we will see the gate of hell. E questo significa che noi siamo la chiesa che vedrà la sconfitta delle porte dell'inferno. We will observe it. Noi la osserveremo. Sometimes we can get closer to it. E noi possiamo anche essere più vicini a queste porte. That is temptation, brother. Questa è la tentazione, fratello. But the Bible says that we are a glorious church. Ma la Bibbia dice che c'è una chiesa gloriosa. No matter how beautiful is the wide way gate to hell. E non importa quanto possa essere seduttiva e bella la porta che porta all'inferno. Because Christ liveth in me. Non ci attirerà perché è Cristo che vive dentro di me. I will not cross that gate. Per il Cristo che vive dentro di me, io non attraverserò quella porta. Because I know who I am. Perché io so chi sono. Because I have a strong desire. Perché io ho un forte desiderio. What the share spoke about it on Thursday. Il fratello Shell ce ne ha parlato il mercoledì. I have my mind made up. E la mia mente è stata, come dire, organizzata ormai. My faith is unbreakable. La mia fede è inalterabile. Pastor Hallard preached about it yesterday. E ne ha parlato ieri il pastore Hallard. Because I know who I am. Perché io so chi sono. There are people that don't know who they are. E ci sono invece persone che non sanno chi sono. You know, I always take this example to say, brothers. Vedete, io faccio sempre questo esempio per dire questo, per dare questo concetto, fratelli. If you have a lot, if you have a ground.
se tu hai un appezzamento di terra. And there's all in your ground, there's riches in your in, on the e nel tuo appezzamento di terra c'è petrolio, ci sono ricchezze. You will die poor. Tu morirai in povero. Because of the because of ignorance. A causa dell'ignoranza se tu non lo sfrutti. The Bible says that the lack of knowledge is good for no one. It's not good for no one. La Bibbia dice che la mancanza di conoscenza non è una cosa buona. So you need to know who you are. Così tu hai bisogno intanto di sapere chi sei. You know there are people that are over humble. La scrittura dice alcune persone dicono io devo essere umile. That they want to accept that they are nothing. Alcuni dicono io non sono niente, non sono nessuno. But I want to tell you what the Bible said that we are. Ma voglio dirti quello che la Bibbia dice intorno alla nostra identità. And nobody can teach you humility than the Bible, right? Nessuno ti può insegnare l'umiltà meglio della Bibbia, questo è certo, no? But the Bible says in the book of 1 Peter 2:9. Ma la Bibbia dice nella sua parola, nella parola di Dio. We are a chosen generation. Nelle lettere di Pietro, noi siamo una generazione eletta. We are a royal priesthood. Voi siete, noi siamo un sacerdozio reale. We are a holy nation. Noi siamo una nazione santa. We are a peculiar people. Noi siamo un popolo che Dio si è acquistato a prezzo. That we should show for the praise of him who has come out of darkness into his marvelous light. Perché proclami le opere meravigliose di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. In another word, in altre parole, I didn't do nothing for that. Io non ho fatto niente per avere questo. I was in darkness. Io ero nell'oscurità. But his love, his mercy, his truth took me out of darkness and brought me in his marvelous light. Il suo amore, la sua misericordia mi ha preso da quelle tenebre e mi ha posto nella sua luce meravigliosa. I was a lost generation and he made me a chosen generation. Io ero una generazione perduta, ma lui ha fatto di me una generazione eletta. I was not even in the priesthood, but he brought me in the priesthood and he made me a royal priesthood. Io non ero in nessun tipo di sacerdozio, ma lui mi ha dato un sacerdozio e mi ha dato un sacerdozio reale. That is what the church is. Questo è quello che è la Chiesa. That is what the church is all about. Questo è tutto ciò che la Chiesa è in realtà. So now that you understand who you are. Così per prima cosa tu devi comprendere chi sei. Now you can come back to the situation we are living in. E quando tu hai compreso chi sei, puoi tornare alla situazione che stai attraversando. E anche se c'è panico attorno a te. People are looking for solution. È la gente che cerca qualche soluzione. They are looking from to the scientist to bring out the maximum. La gente guarda agli scienziati, guarda agli esperti. They are looking up to government to bring out solution. E cercano qualcuno che possa portare una soluzione. But I'm here to tell you that the solution has to be brought up by the church. Che la soluzione deve essere portata dalla Chiesa. We are the one who will bring out the solution of this situation. Siamo noi che portiamo la soluzione alla situazione. Because our foundation is Christ Jesus. Perché il nostro fondamento è Gesù Cristo. Because we believe in one God. Perché noi crediamo in questo unico Dio. We believe that Jesus is that God. E noi sappiamo che questo unico Dio è Gesù Cristo. If Jesus is God, brother and sister. Che Gesù è Dio. And I believe with all my heart. E io credo in questo con tutto il mio cuore. Then is Jesus Rapha. Amen. Che Gesù è Dio. Rapha. Che Gesù è Dio Rapha. Jehovah Rapha. The God that healed me. Il Signore che ti guarisce.
This world needs a healing. Amen. La parola Rapha significa guarigione. So this world needs God. This world needs Jesus. Questa parola significa che Gesù è il guaritore. And that Jesus is my foundation. E Gesù è il mio fondamento. Who else can bring Jesus to them? E chi potrebbe portare Gesù a chi ha bisogno? This world is my prayer. Oh, questa è la mia preghiera. I need to pray for the scientists that God, that my Jesus, my healer, will guide them into the vaccine. Io devo pregare per la gente affinché il mio Gesù, il mio guaritore, possa raggiungere quelle altre persone. I'm here to tell you, Jesus is the solution. Io sono qui per dirti che Gesù Cristo è la soluzione. We have the solution. E noi abbiamo questa soluzione. You know, you have some people who are in fear. Alleluia. Abbiamo alcune persone che non sono sicure. But my Bible says that my God is the Prince of Peace. No, loro non hanno pace, ma la Bibbia dice che il mio Dio è il principe della pace. He's the God Shalom. Lui è Jehovah Shalom. Hallelujah. Hallelujah. So who if somebody is living in fear? Perché a questo punto alcuni vivono nel timore. He needs Jesus. Tu hai bisogno solamente di Gesù. And who else can bring him Jesus than the one who has Jesus? E chi altro può portarti Gesù se non che noi che abbiamo Gesù? These people, this world need a direction. Questa gente, il mondo ha bisogno di una direzione. The Bible says that my God is the rock, my shepherd. E la scrittura dice che il Signore è il nostro pastore. He's the one who leads us. Lui è colui che ci guida. In the matter of fact, the Bible says that Jesus. E come fatto, la Bibbia dice che Gesù is the truth, è il vero, the way and the life. È la verità, la via e la vita. So if somebody is afraid to die. Così se qualcuno ha paura di morire. He needs Jesus. Ha bisogno di Gesù. The Bible says that God so loved the world. La Bibbia dice Dio ha tanto amato il mondo. That he has sent his only begotten son. Che ha dato il suo unigenito figliuolo. So that soon, whoever will believe in him will not perish. Cosicché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. So we, the world need our revelation. Quindi il mondo ha bisogno della nostra rivelazione. Because we are the church. Perché noi siamo la Chiesa. You know, when somebody turn into panic, e vedi quando il mondo finisce nel panico. He tried many things. E cerca di provare molte cose. Everybody that you, everybody, the politics, the scientists, everybody say one thing. Tutti quanti non sanno cosa fare né cosa dire. They say that there will be a life before Corona and there will be a life after Corona. Ci dicono che ci sarà un mondo pre-coronavirus e un mondo post-coronavirus. In another word, things will be changed. In altre parole, tutto cambierà, dicono loro. But they forgot one thing, brother. Ma loro hanno dimenticato una cosa. This virus is COVID-19. Can you repeat? This virus is COVID-19. Questo virus è COVID-19. Before COVID-19, everybody who know a little bit about the news will tell you that there were other coronas. Prima del 2019 ci sono stati molti altri virus che si chiamavano corona. And the scientists say that there will be more corona to come. E gli scienziati dicono che ci saranno altri virus corona che ne verranno nel futuro. So in another world, this world will go through many changes, brother and sister. If they don't. Quindi significa che anche nel futuro il mondo avrà tanti altri cambiamenti, fratelli e sorelle. And now I come to my message. E allora arrivo al mio messaggio. The apostolic mindset. Della mentalità apostolica. Because I know who I am. Siccome io so chi sono, I need to operate in the dimension from where I am. Ho bisogno di operare nella dimensione di chi io sono. But the problem is this. Ma il problema è
Sometimes we let our emotion take us. A volte permettiamo alle nostre emozioni di trasportarci. People are, the world is fearful, then we become fearful. Le persone che hanno timore vogliono continuare ad aver timore. The world is going into depression, we are going to depression. E la gente si deprime e noi ci deprimiamo con loro. Because we don't understand the principle. Perché non stai comprendendo un principio. And I want to list you to at least four principles I want to tell you. E voglio condividere con te quattro principi, non voglio prenderle molto tempo. You know, the first principle I need to understand. Vedi, il primo principio che hai bisogno di comprendere. I need to stick to the apostle doctrine. È che io devo rimanere attaccato alla dottrina degli apostoli. The world can change. Il mondo può cambiare. People can change. La gente può cambiare. The way of work can change. Il modo di lavorare può cambiare. But the principle of God cannot change. Ma i principi di Dio non possono cambiare. Holiness will not change. La santità non cambierà. Our way of worship cannot change. Il nostro modo di adorare non può cambiare. Our way to fellowshipping cannot change. Il nostro modo di avere comunione non può cambiare. We need to stick to apostolic doctrine. Dobbiamo rimanere dobbiamo aderire alla dottrina apostolica. Because the apostolic doctrine will bring us the revelation of Christ Jesus. Perché la dottrina apostolica che ci dà la rivelazione di chi è Gesù e ci dà questa rivelazione. John 14, verse 19 to 23. Giovanni 14, dal 19 al 23. Jesus says, Gesù dice: a little while longer and the world will not see me no more. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. But you will see me. Ma voi mi vedrete. Because I live. Perché io vivo. And you will live also. E anche voi vivrete. And that day you will know that I am in my Father, and and you in me, and I in you. E in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e che voi siete in me ed io in voi. But listen to this, brother and sister. 21. Ascoltate questo. He who has my commandments and keep them is he who loves me. Amen. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. And who loves me will be loved by my Father. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. And I will love him and manifest myself to him. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. And Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is that you will manifest yourself to us and not to the world? E Giuda, non l'Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Jesus answered and said unto him, if anyone loves me, he will keep my word. E Gesù rispondendo gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola. My Father will love him. And we will come to him and make our home with him. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Keeping God's principle. E questo parla dei principi di Dio. Is our way to show our love unto God. Ma rispettare i principi di Dio è il modo in cui manifestiamo il nostro amore per Dio. And reversely, he will love us more. E al contrario, Dio in risposta ci amerà ancora di più. And he will manifest himself into us. E lui si manifesterà ancora di più dentro di noi. If you want the manifestation of God in you, se tu vuoi la manifestazione di Dio dentro di te, keep his commandment. Devi obbedire ai suoi comandamenti. You know, John 1:17 says,
that law came through Moses and grace and truth came through Jesus Christ. Can you repeat, please? John 1:17 says. Giovanni 1:17 dice così. That the law came through Moses. Che la legge è venuta attraverso Mosè. And mercy and truth came through Jesus Christ. Ma la misericordia e la verità è venuta attraverso Gesù Cristo. In another word, in altre parole, Jesus is the truth. Gesù è la verità. Jesus is the mercy. Gesù è la manifestazione. We need to remain in truth, brother. Amen. We need to remain in truth. Noi dobbiamo rimanere nella verità, fratelli. We need to stick to the truth. Abbiamo bisogno di aderire alla verità. Without condition. Senza condizioni. That's the only way we can stay a glorious church. Questo è l'unico modo per rimanere una chiesa gloriosa. You know, there's something I want to tell you before I continue. Vedi, c'è qualcosa che ti voglio dire in questo momento. You know, there's something, the love of God. C'è qualcosa nell'amore di Dio. It's something who has to be preached right away. È qualcosa che deve essere predicato direttamente. You may not understand what sin is. E tu puoi non capire che cos'è il peccato. But you need to understand that you need to love the word of God. Ma hai bisogno di comprendere che hai bisogno, che devi amare la parola di Dio. You may understand into transformation with time what sin is. E tu puoi capire che cos'è il peccato man mano che la tua trasformazione procede. Ma devi comprendere subito il principio di non amare il mondo. Hallelujah. Alleluia, di amare la parola, scusate. We need to build an apostolic mindset. Dobbiamo costruire una mentalità apostolica. First we need to know the word and we need to Dobbiamo così, poi rimaniamo nella parola, conosciamo la parola e rimaniamo nella verità. We need to remain in the fellowship. Dobbiamo rimanere nella comunione. But we cannot have the fellowship cannot be virtual only. La comunione non può essere una cosa così inventata, dissimulata. You know, the devil wants us to make a distance. You know, il diavolo vuole creare delle distanze. They call that social distancing. E lui lo sta chiamando distanziamento sociale. But the apostolic mindset. Ma la mentalità apostolica dice. Them that believe were together and had all things in common. Che i credenti erano sempre insieme e tenevano ogni cosa in comune. Fellowship is something that in the fellowship, it's in the fellowship that we exercise the love of God that we receive and we share with Him in the fact that we share with one another. È nella comunione che noi esercitiamo l'amore di Dio. È qualcosa che noi riceviamo e che condividiamo gli uni con gli altri. And this love. E quest'amore. Is without discrimination. È senza discriminazione alcuna. Can I tell you something? I love the picture we have in Europe. Posso dirvi qualcosa? Amo l'immagine di tutti quanti noi. I just love the fact that God will take a Filipino guy and put it in Norway, put him in Norway for the purpose of the gospel. E io amo il fatto che Dio prenda un uomo filippino e lo porta in Norvegia per adempiere i suoi propositi. I just love the fact that God would take an African and bring him in Wiesbaden for the purpose of the gospel. E io amo il fatto che Dio prende un africano e lo porta a Wiesbaden per adempiere i suoi propositi. I just love the way that God would take an American and put it in Europe for the purpose of the gospel. E io amo il fatto che Dio può prendere un americano e portarlo in Europa per il proposito dell'Evangelo. I just love the concept that God would choose Italian also to preach with Italians. E io amo il concetto che Dio sceglie anche gli italiani per predicare l'Evangelo. Because in Italian. Perché in italiano.
as in all over Europe and the world, you have many nationalities, many colors. Perché l'italiano è predicato e parlato in tutte le nazioni di Europa e nel mondo, sono italiani dappertutto. And we all need to reach them. E noi abbiamo bisogno di raggiungerli, quelli che parlano questa lingua. You cannot reach somebody that you cannot love unconditionally. E tu non puoi raggiungere qualcuno che non ami dentro di te. When I see somebody in front of me, quando vedo qualcuno davanti a me, I don't look at anything else than the soul. Io non guardo a nessun'altra cosa che alla sua anima. It's what Jesus look when he sees somebody. Ed è quello che Gesù guarda quando vede qualcuno. The way you speak on it is not interesting. Il modo in cui parli non mi interessa. The color of your skin is not really interesting. Il colore della tua pelle non mi interessa. Your culture is not even interesting. La tua cultura non mi interessa. What is interesting is God's principle applying in your life. Quello che mi interessa è che i principi della parola di Dio si applichino nella tua vita. Apostolic mindset. La mentalità apostolica. In the fellowship, brother and sister, there are certain things I think somebody spoke already about. There are certain things we cannot see. Nella comunione, nella fratellanza, fratelli, ne abbiamo già parlato altre volte, ci sono delle cose che non possono permanere. In the fellowship is no way for competition, jealousy, envy and all of those things. Nella comunione non c'è posto per le competizioni e per le lotte di qualunque sorta. I'm not preaching you doctrine, I'm preaching you principles. Non sto predicando dottrina, sto predicando dei principi. That's why fellowship is very important. Questo è il motivo per cui la comunione è molto importante. So that we can get rid of all those things. In modo che noi ci possiamo liberare di tutte quelle cose. I promise you I'm close. E vi prometto che sto arrivando quasi alla fine. The apostolic mindset. La mentalità apostolica. You can put it in opposition to the 10% mentality. To the what? To the 10% mindset. 10% ok, nella mentalità apostolica tu ti puoi opporre, se non è la mentalità apostolica puoi opporti alla mentalità del 10%. The average mindset. Puoi opporti alla mentalità comune. I want to give you just a small indication about what I'm speaking about. E ora vi spiego di che cosa voglio parlare. In the book of John 13. Nel libro di In the book of John 13, hallelujah, hallelujah. Brother Daniel, are you still hearing me? Hallelujah. Brother Daniel? Okay. Can you put your microphone on, Brother Daniel? We are not hearing you. Now it's okay. We were speaking about the 10%, the average mindset. Noi stiamo parlando del 10% della mentalità comune. In the book of John 13, nel libro di Giovanni capitolo 13. Jesus was washing the hand, the feet. I wanted to wash the feet of the apostles. Gesù stava lavando i piedi degli apostoli. When Jesus get unto Peter. E Gesù arrivò fino a Pietro. Peter said, "No, God, I am the one who need to wash your feet, not you, ma." E Pietro disse: "No, Signore, sono io che ti devo lavare i piedi, non tu che li lavi a me." Jesus said, "Peter, if I don't do that, you will not be saved. I'm just paraphrasing." E Gesù gli disse: "Se io non lo faccio, tu non avrai parte con me." And Peter said, "No, God, not only the feet, but the whole body. Take it all, wash it all, take it all." E Pietro gli dice: "No, Signore, non solamente i piedi, ma lava tutto, prendi tutto, fai tutto." Amen. The apostolic mentality. La,
La mentalità apostolica. It's the mentality that I give all unto God. Amen. È la mentalità di dare tutto a Dio. All what I have belongs to Him, Lord. Tutto il mio cuore appartiene a te, Signore. That's why they have everything in common. Questo è il motivo per cui avevano tutto in comune. Hallelujah. Hallelujah. They were not saying, oh, God, I give you 10% of my prayer. I will give you 10% of my worship. I will loro non dicevano, of my finance. I will give you 10%. And He will okay, then He will not have problem with me. E non diciamo, Signore, ti do il 10% della mia adorazione, il 10% della mia lode, il 10% delle mie finanze, il 10%. Okay, se tu fai questo qua, va bene, tu sei libero di farlo. You know, there are people that are serving God because they don't want any problem with God. They just want to be saved. Ci sono alcune persone che cercano Dio perché non vogliono avere nessun problema con Dio e vogliono essere salvati. No, God, I just want to be saved. The rest you can take it. The cruise, even, no, don't bother me. Just take your 10% and let me. E loro dicono, io voglio solamente essere salvato, poi non mi importunare con le altre cose, mi prendo questo 10% della parola di Dio, il resto te lo puoi tenere. Secondo Corinti 9, verso da 6 e 7, credo, dice così. But this I say, he who sow it sparingly shall reap also sparingly. And he who sow it bountifully shall reap also bountifully. Sì, questa parola dice chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, ma chi semina generosamente mieterà con o raccoglierà con generosità ampiamente. Every man according as he purpose in his heart, let him be not grudgingly or of necessity, but God lover a cheerful giver. E ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel proprio cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. When we speak about that, people think we also speak, we only speak about finance. No, it's not only finance. Alcuni pensano che questo versetto sta parlando solamente di finanze. No, si parla dei soldi, ma non parla solamente di soldi. It depends what I sow to the Lord. Dipende da quello che ho seminato per il Signore. If you sow 10% prayer, se tu hai seminato il 10% della tua preghiera, how can you expect to reap the fruit of somebody who's prayer warrior? Come puoi aspettarti di raccogliere il frutto di qualcuno che vive la vita di un lottatore, guerriero di preghiera? If you give 10% of your time to God, how can you expect the fruit of somebody who's dedicated to the Lord? Se dai il 10% del tuo tempo a Dio, come ti puoi aspettare di raccogliere il frutto di qualcuno che è completamente dedicato a Dio? The church need to go out of this 10% mindset. La Chiesa ha bisogno di uscire fuori da questa mentalità del 10%. God, all what I have belong to you. Do whatever. Tell me what I need to do, God. Signore, tutto quello che io ho ti appartiene. Prendi tutto, fai tutto quello che vuoi, Signore. Hallelujah. I pray that somebody in this house today, in this fellowship today, will be delivered from the 10% mindset. Io spero che in quest'oggi, in questa comunione che noi abbiamo, qualcuno sia liberato dalla mentalità del 10%. You know, when you have the apostolic mindset. E vedi, quando tu hai la mentalità apostolica, you will praise God with gladness. Tu esci fuori dall'oscurità. You know, praising God in gladness, brother and sister. E tu cominci a lodare Dio con la gioia. To reach in that level. Tu stai nella mentalità apostolica, raggiungi quel livello. You need to be delivered of your problem. Hai bisogno di essere liberato dei tuoi problemi per raggiungerlo. You need to be delivered of your fear. Hai bisogno di essere liberato dai tuoi timori. Because serving God with gladness, you can be only in gladness when you go over your problem, over your condition. E come tu devi servire Dio con gioia? E come puoi servire Dio con gioia se sei sovrastato e hai paura delle tue condizioni e dei tuoi problemi?
You know, we like to say we are apostolic, and that is good. E noi amiamo e definirci apostolici, questa è una cosa buona. I don't know people or church who went through tribulation than the earlier church. Ma io non trovo nessuna chiesa che è stata benedetta in una maniera così profonda come la prima chiesa, la chiesa apostolica. Ma per questa benedizione però prima loro sono stati battuti, perseguitati quindi. They were put in jail. Sono stati portati in prigione. Let me read that in book, in 2 Corinthians 11. E lascia che te lo legga in 2 Corinti, capitolo 9. He said, are they minister of Christ? I speak as a fool. Okay, can you repeat, please? 2 Corinthians 11, verse 23 to 28. E 2 Corinti, capitolo 11, dal verso 23. Are they minister of Christ? Sono essi ministri di Cristo? I speak as a fool. Parlo da stolto. I am more in labor. Io, amen. Io lo sono più di loro nelle fatiche. More abundant in strife above measure. E molto di più nelle battaglie, grandemente di più. In prisons more frequent of death of in death of. Molto di più nella prigione, spesso in pericolo di morte. Of the Jew five times receive I 40 stripes. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. Thrice was I beaten with rod, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep. 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. I think we can even stop here because if you go through you will see you can be scared. Io penso che noi possiamo fermarci qui perché se andiamo avanti ti puoi spaventare veramente. Despite those humiliation. A causa di tutte le nonostante tutte le umiliazioni. And brother Daniele spoke about it, he said brokenness. E il fratello Daniele ha parlato dell'essere spezzati. In this brokenness, in this humiliation, in these problems. In questo essere spezzati, in questa umiliazione, in questi problemi. The Bible said that they were joyfully praising God in gladness. La Bibbia dice che c'è la possibilità, la capacità di lodare Dio con gioia. No matter the pain I have. Non importa il dolore che ho. I need to worship God with gladness. Ho bisogno di adorare Dio con gioia. That is apostolic mindset. Questa è la mentalità apostolica. Because I believe, brothers and sisters. Perché io credo, fratelli e sorelle. No matter what tribulation or problem I may endure. Che non importa qualsiasi tribolazione o quale problema noi possiamo trovare lungo il cammino. But at the end my foundation has conquered the world. E alla fine, se abbiamo il giusto fondamento, noi il nostro fondamento ha conquistato il mondo. Jesus is greater than my pain. Gesù è più grande del mio dolore. He is the solution. Lui è la soluzione. In order to preach Jesus the solution to somebody, he has to be a solution in my own life. E invece di predicare Gesù Cristo come la soluzione agli altri, io dovrei anche cercare Gesù Cristo come soluzione nella mia di vita. If you have never suffered hunger. Hallelujah. What? If you have never suffered hunger. Se non hai mai sofferto la fame. You will never discover the God who provide. Non hai mai scoperto il Dio che è in grado di provvedere. If you have never gone through the pit. Se non sei andato attraverso certi problemi. You will never experiment the hands of God who bring you out of the pit. Se non sei caduto nella fossa, non hai mai sperimentato Dio che ti prende e ti trae fuori dalla fossa. If you have never gone into a certain injustice. Se non hai subito certe ingiustizie. You will never discover the God righteousness. Non scoprirai mai la giustizia di Dio. That's why
tribulation, brother and sister. That's why brokenness is good. Questo è il motivo per cui le tribolazioni e l'essere spezzate è una buona cosa. I don't want to have them up, but it's the part of my growth. Non mi importa cosa ne pensi tu, ma questo è il cammino, il modello della mia crescita. Because at the end I know I have victory. Alleluia, perché alla fine io so che ho la vittoria. And at the end, e alla fine la Bibbia dice and every day God will add to the church. Che Dio aggiungeva alla chiesa in mezzo alla tribolazione. And Lord added to the church daily. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla chiesa. God cannot take people and add only to the church. Dio non può solamente prendere delle persone e aggiungere alla chiesa così. The apostolic mindset. Abbiamo bisogno della mentalità apostolica. The soul winner. Allora, di vincere le anime. God can save people by himself. Certo, Dio può salvare le anime da se stesso. But I want to be that vessel. Ma io voglio essere quel vaso. That vessel. Io voglio essere quello strumento that God will use che Dio userà to save my neighbors. Per salvare i miei vicini. God can heal right away. Dio può guarire in ogni modo. But I want to be that vessel. Ma io voglio essere quel vaso that God will use to heal somebody. Che Dio userà per guarire qualcuno. The church has to be soul winners. La chiesa deve essere una realtà che conquista le anime. I cannot rejoice when I see that my neck that is sit next to me is empty. Non posso gioire quando vedo quella sedia accanto a me vuota. I cannot live with that. Something has to do. Somebody has to do something. Non posso vivere con l'idea che qualcuno debba fare qualcosa, che Dio ci aiuti. I said beginning a new revival. I know revival is coming, but let it be a vessel. Let be a vessel. Amen. Io so che noi diciamo il risveglio sta venendo e noi ci crediamo, ma sii tu quel vaso. Sii tu quello strumento. Let be a vessel, brother and sister. Dobbiamo essere noi quello strumento, fratelli e sorelle. Let be a vessel that God will use. Dobbiamo essere noi lo strumento che Dio può usare per portare il risveglio nella nostra chiesa. Let it be that vessel that God will use. Sii tu il vaso che Dio può usare. To bring revival in the city. Per portare risveglio nella città. Because if I have the mindset. Perché noi dobbiamo avere questa mentalità. Perché i segni e prodigi seguiranno quelli che predicano la parola. Hallelujah. Hallelujah. Can we pray today? Hallelujah. Can we ask God today? God, we want that mindset. Oh Signore, noi abbiamo bisogno che tu metti in noi questa mentalità. God, I want to be like that. I want to have the mindset of the apostles. Signore, io voglio avere questa mente nuova, una mente come quella degli apostoli. He was the same Holy Spirit in them that is in me. Dio vuole versare lo Spirito Santo come è stato in loro, così anche in me. The mission was not only for them, for me too. La missione non è stata solamente per loro, ma è missione anche per me. I have the Holy Ghost. Io ho lo Spirito Santo. And the Bible said that this is that you shall receive power after the Holy Ghost came on you. E questo significa che tu devi seguire lo Spirito Santo che ti è stato dato. And you will be a witness, and you will be my witness. Significa che voi sarete i miei testimoni, dice il Signore. Are you the witness? Are you that witness? We will pray with somebody until the person receives the Holy Ghost. Sei tu quel tipo di testimone che pregherà con qualcuno finché questi riceve lo Spirito Santo? Are you that person who will stand in prayer for your city, for your church, for the world to be saved? Sei tu quel vaso che pregherà, quel testimone che pregherà, starà in preghiera fin quando nella tua chiesa ci sarà qualcuno che sarà salvato e il mondo sarà salvato. Because you are the church. Perché tu sei la chiesa. You are the church, brother. Tu sei la chiesa, fratello. We are the church. Noi siamo la chiesa. Non importa qual è la funzione specifica che abbiamo nella chiesa. Noi siamo la chiesa del Signore. And God can use everybody.
E Dio può usare chiunque. Soul, we need to go in the business of soul winning. E noi dobbiamo cercare Dio in questa ricerca delle anime. I want to ask you one question and then we're going to prayer. Voglio chiederti qualcosa e poi andremo a pregare. God is looking for a vessel. Dio sta cercando un vaso. Who understand that he has to have that mindset? Qualcuno che comprenda e che abbia quel tipo di mentalità. God is looking for somebody who is ready to say, God, I'm sold out for you. E qualcuno, Dio sta cercando qualcuno che dica, Signore, sono totalmente dedicato a te. Are you that person today? Sei tu quella persona oggi? Are you that person that God is looking for to bring the revelation into this world? Sei tu quella persona che Dio sta cercando per portare questa rivelazione nel mondo? Are you that person? Sei tu quel vaso? If you are that person, brother, sister. Se tu sei quel vaso, fratello o sorella mia. If you feel the Holy Ghost back you up right now. Se tu senti la presenza dello Spirito Santo dentro di te. God, I'm here, Lord. I'm available, Lord. Tu puoi alzare le tue mani e dire, Signore, sono qui, sono disponibile, usati di me. Alleluia. Aiutami, Signore. I'm ready, Lord. I'm ready, Lord. I don't know. Sono pronto, Signore. God, do it. Sono pronto, Signore, fallo, fai quello che è necessario fare. Qualunque cosa tu vuoi fare, Signore, falla. Alleluia. Io so, Signore Dio, che ho bisogno di essere usato per la tua gloria. It's not only the business of the pastor, you need some questions, but it's also my business if I'm living in the city. Non è solamente il pastore o il vescovo o il fratello sanghese o chiunque sia, ma io che mi trovo nella chiesa, nella mia città, devo fare qualcosa. If you are in Oslo, if you are in se tu sei Augusta, se sei in Italia, dovunque ti trovi, se sei in Africa, it's your business. Stand for the word of God. Stand for who you are. Amen. Dovunque ti trovi, è tua responsabilità, stai con la parola di Dio, prendi posizione per la parola di Dio. Tu sei la Chiesa. Alleluia.